Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video recensione di un libro che volevo leggere da tanto e che avevo sullo scaffale da un po', e cioè La Stella Rosa di Dominique Fernandez, un libro raro, o meglio un libro fuori catalogo, che è veramente un'edizione molto vecchia, tipo finita di stampare nel 1980. Ed è un autore, Dominique Fernandez, che io conoscevo per il saggio Il Ratto di Ganimede, che parlava appunto di omosessualità. Lui parla di omosessualità. Di cosa parla? Abbiamo il protagonista, che è questo David che è adolescente negli anni dell'occupazione francese, della liberazione, quindi della guerra, che ci mostra la sua educazione sessuale e politica per tutti gli anni, fino diciamo dagli anni 40 fino agli anni 70-80. E praticamente vediamo appunto tutte le sue vicende, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista sessuale, sentimentale, e appunto è un po' un romanzo perché ci parla appunto della sua storia, della scoperta di sé, dell'amore, della solitudine, del dolore, delle persecuzioni nei confronti degli omosessuali che si sono fatte durante gli anni, e nello specifico, ecco, concentrandosi sulla Francia, perché lui è francese. È un po' romanzo, appunto perché ci fa vedere le sue vicende, un po' saggio, in quanto ci vengono date moltissime informazioni sulla politica di quel periodo, soprattutto per quanto riguarda la Francia, ma anche un po' in generale, nello specifico per tutte le leggi legate all'omosessualità, perché comunque l'omosessualità è sempre, in quegli anni era vista veramente male, un reato, malattia, le peggio cose, e quindi ci mostra un po' come veniva il tutto visto dagli occhi della gente, dal punto di vista politico, ed è davvero molto molto interessante. L'autore è veramente ha veramente una straordinaria cultura, intelligenza e grande sensibilità. Secondo me è uno di quegli autori che arricchisce molto a parlarci, secondo me. È un romanzo che mostra la realtà di quello che è stato, di come è stata vista l'omosessualità, di come è stata perseguitata, stigmatizzata, come sono stati maltrattati, umiliati gli omosessuali, appunto, come vi ho detto, dagli anni della guerra fino più o meno agli anni 80. Però l'autore, attraverso anche gli occhi di questo David, di questo protagonista gay, che comunque ha sempre ricercato un'unione, cioè lui è uno di quelle persone che, pur essendo omosessuale, ricercava una vita insieme a qualcuno, a differenza di quello che potevano dire gli altri, che pensavano che gli omosessuali comunque fossero un po' raminghi, un po' promiscui. Lui è la propria dimostrazione che dipende dalla persona quello che uno vuole, ecco, e come vive. Lui si è sempre sentito solo. All'inizio credeva di sbagliare in quel che era, si credeva un peccatore, tutto ciò perché gli era stato inculcato dalla famiglia, dalla religione, eccetera, eccetera. Poi ha cominciato pian piano a capire che non era un peccato, ma comunque permaneva il senso di colpa. Poi ha cominciato ad accettarsi, ma comunque c'era la politica, lo Stato, la gente, la società che comunque gli andava sempre contro, quindi non poteva mai emergere. E in tutto ciò lui ha cominciato, ecco, ad avere i primi rapporti sessuali, però ha sempre avuto in sé una tristezza, un senso di solitudine, perché lui comunque andava con questi uomini e poi si lasciavano così. E lui invece ha sempre ricercato comunque un sentimento, una tenerezza, e appunto ci racconta tutte le sue esperienze in tal senso, ci racconta di quando incontra effettivamente l'amore della propria vita, anche se non è tutte rose e fiori, però comunque rispetto alle sue esperienze passate è un grande passo avanti. Incontra questo ragazzo più giovane, Alain, e si crea un forte amore, una forte passione tra loro, anche se questo Alain è molto libertino, però cioè non è bello, però ecco, diciamo, nel contesto di tutta la storia, diciamo che è un enorme passo avanti rispetto a quello che il protagonista ha passato, ecco, mettiamola così. Un romanzo
bellissimo, non è una lettura leggera, è una lettura impegnata, una lettura che, come vi ho detto, è un po' romanzo e un po' saggio, quindi è piena di nozioni, informazioni, date, insomma non è una lettura leggera, però comunque è una lettura intensa, ben scritta. Come vi ho detto, si vede che l'autore ha una grande intelligenza, una grande cultura, soprattutto perché sia per quanto riguarda la politica, l'arte, sa veramente molto, cioè si vede, è un bel libro corposo. E secondo me lo dovrebbero leggere tutti, vabbè, a parte se sia omosessuale, perché comunque vabbè, trovi tante curiosità in merito, ma anche appunto tipo me, che sono interessata alla tematica, o anche per esempio una tesi o qualcosa del genere, è veramente molto molto utile come libro. Quando ho letto il prologo, diciamo, il primo capitolo, l'incipit, io sono rimasta stregata. In realtà mi aspettavo qualcosa di diverso. Mi aspettavo in realtà che fosse ambientato il tutto chiamandosi La Stella Rosa, tipo nei campi di concentramento, e invece no, cioè lui non va mai nei campi di concentramento, insomma si passa quel periodo della guerra, però ecco, non ci parla della persecuzione, dei campi di prigionia, della tortura, in quel senso ci parla della persecuzione degli omosessuali dal punto di vista politico, della società, il senso di solitudine e di ghettizzazione in un certo senso, appunto, degli omosessuali. Ed è bello vedere il cambiamento, cioè all'inizio era proprio considerato un reato, cioè non dovevi neanche pronunciarla sta roba, e invece poi pian piano comincia a venire fuori qualche legge, all'inizio poi viene considerato come una malattia, insomma, cioè sembra andare sempre peggio la cosa, però in realtà si vede che c'è un miglioramento pian pianino, fino ad arrivare quasi alla fine del libro, in cui si vede che c'è tanta strada da fare, ma negli anni 80 circa c'è ancora tanta strada da fare, però si vede che comunque si è ottenuto tanto. Infatti, a differenza di lui, che è grande, questo Alain, che ha 15 anni meno di lui, cioè si vede che vive in maniera molto più libera. Infatti si vede anche, oltre a un fatto che è caratteriale, cioè si vede che Alain è un po' più libertino in questo senso, non è propriamente fedele, pur amando il protagonista, perché comunque si vede, cioè, che è più libero, si fa meno problemi. Invece David, oltre a un fattore caratteriale, lui è più fedele, viene anche da un vissuto in cui lui doveva nascondersi, in cui ha sempre ricercato qualcuno con cui condividere se stesso, oltre che il proprio corpo, proprio la propria anima, e quindi si vede che è più fedele. Ecco, è davvero, cioè secondo me è difficile un po' spiegarvi questo libro, perché è davvero corposo e complesso, insomma, come ho detto non è una lettura leggera assolutamente, è una lettura molto impegnata, però vale veramente la pena, l'ho letto con grandissimo interesse, sono contenta di averlo recuperato, si trova ancora qualche copia online, se vi interessa la tematica vi consiglio di recuperarlo, è davvero, davvero bello. Per fortuna non finisce male, tra virgolette, nel senso, perché di solito i libri e i film a tematica gay finiscono sempre male, o muore qualcuno, qui invece bene o male non c'è proprio un classico happy ending, però sì, diciamo che rispetto a tutto il libro, come si prospettava la cosa, finisce abbastanza bene, quindi ok anche da questo punto di vista. Spero di avervi fatto conoscere un libro interessante, di avervi presentato una lettura interessante, non tanto leggera, diversa dal solito, però comunque secondo me che vale veramente la pena. Non è che uno deve leggere soltanto i libri leggeri, insomma, cioè ci sta ogni tanto anche qualche lettura impegnata, se vi interessa il genere e tutto, vi arricchisce anche dal punto di vista culturale, senz'altro, e anche per essere scritto in quest'epoca, insomma, è stampato negli anni 80, 1980, quindi sarà stato scritto in quegli anni lì, e mi rendo conto che vengono dette tante cose proprio che possono essere utili anche a chi ha un pensiero negativo sugli omosessuali, sull'omosessualità in generale, cioè ci sono dei pensieri, insomma, di mentalità molto aperta e molto moderni, ecco, per essere scritto in quegli anni, quindi mi è piaciuto davvero molto. E poi ho adorato, ecco, il protagonista, che comunque è un romantico, sì, il protagonista alla fine è un romantico. Appunto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il canale, puoi offrirmi un cornetto e cappuccino simbolico usando il sito Ko-fi. Vi lascio il link nel box informazioni.